Ciao a tutte ragazze. Ciao a tutte ragazze. Allora, ho trovato un briciolo di tempo per farvi il tutorial che alcune ragazze mi avevano chiesto su questa card, che è molto semplice da fare, non è complicatissima. Ci sono diversi passaggi da seguire, ma è abbastanza semplice, molto carina, è diversa dal solito e niente, vi faccio appunto vedere com'è il procedimento e la base di questa card. Naturalmente la carta che sceglierete per la decorazione è sempre a vostro gusto. Volevo dirvi una cosa, praticamente nel tutorial mi sono trovata un attimino impacciata alla fine quando vi saluto, perché in pratica ho sentito fuori un miagolio atroce. Voi non l'avete sentito, ma l'ho sentito io, e di conseguenza mi sono son rimasta un attimino così e vi ho salutato un po' in maniera strana, poi lo vedrete nel tutorial. Quindi vi saluto adesso, vi saluto qui e vi abbraccio tutte. Spero che vi piaccia e vi va l'idea di provare a fare anche questa card per Natale, e ci sentiamo prossimamente per il video di auguri natalizi, come faccio tutti gli anni. Va bene? Ok ragazze, allora vi saluto, vi abbraccio e un bacio. Alla prossima, ciao! Allora, prendiamo un foglio di cartoncino 12x12 in tinta unita. Allora, 12x12 perché praticamente in pollici si chiama così, e sono dei formati standard che appunto non sono mai precisi, nel senso che in centimetri noi possiamo trovare dei fogli 30x30 oppure 32x32. Quindi il 12x12 vi dà la misura esatta. Dopodiché cosa facciamo? Facciamo delle pieghe. Facciamo delle pieghe, e vi dico, sia in pollici che in centimetri, così vi sapete regolare anche per chi appunto ha una misura di unità anche in pollici. Quindi facciamo 3 pollici equivalenti a 8 centimetri e 9 pollici equivalenti a 23 centimetri. Poi giriamo il nostro foglio e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi creiamo altre 2 pieghe. Ecco qua. Dopodiché pieghiamo il tutto, quindi ci spostiamo un attimino la nostra scorribord, così, e pieghiamo dove abbiamo segnato le pieghe, così, in tutti i punti. Allora, badate che io per questa card sto adoperando un cartoncino un po' spesso, però non è necessario che sia così spesso, anzi direi proprio il contrario, però a me serve per un determinato scopo, quindi la sto facendo così. Allora, poi pieghiamo, giriamo il nostro foglio e pieghiamo anche nel lato opposto, in modo da marcare proprio tutte le pieghe che ci serviranno in un secondo momento, quando ne dobbiamo fare altre. Ok, ecco fatto. Quando abbiamo marcato bene tutte le pieghe, prendiamo una matita e un righello. E cosa facciamo? Misuriamo la grandezza del quadrato centrale, che in questo caso
è di 15 centimetri e 3, facciamo e 2, va? Così. Quindi segniamoci la metà, che sarebbe 7 centimetri e 6, con un puntino. Facciamo la stessa cosa nel lato opposto. Così. Quindi 16 e 6. Dopo prendiamo il righello, così siamo sicuri di essere dritti, e facciamo un altro puntino a 7 cm e 6 dove abbiamo fatto gli altri, in modo da centrare il punto centrale. Dovrebbe essere giusto. Vediamo. Controlliamo, perché sennò se sbagliamo di una... Ecco, due. Questo. E qua. Ecco, scusate, ma ho un po' seri problemi agli occhi. Ecco qua. Una volta fatto il centro, proseguiamo con la nostra card e prendiamo gli angoli e li facciamo combaciare nel puntino che abbiamo creato. Prendiamo una pieghetta e pieghiamo. Prendiamo l'altro angolo. E pieghiamo. Facciamo così per tutti e quattro i lati. Aspettate, perché qua stiamo andando, ecco qua. Così e così. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro qui, apriamo tutto. Vediamo appunto che si sono formate tante figure. Oh. Adesso viene la parte più carina. Ecco qua. Adesso dobbiamo portare questa parte qui, qua. Un attimo, perché... così, e questa parte qua, così. Questa punta qua la mettiamo qui e qua pieghiamo e si formerà un quadrato. La stessa cosa facciamo qui. Vedete, perché vi ho detto di marcare bene le pieghe, così poi vi trovate bene qua in questo passaggio. E questo è l'ultimo passaggio. Ecco qua. Così, così e così. Adesso pieghiamo bene. Abbiamo ottenuto questo. Allora, vi preannuncio subito che non sempre escono proprio perfette, precise. Se riusciamo a raddrizzarle è meglio, se no c'è qualche piccolo centimetro di differenza, anzi millimetro, diciamo, se vogliamo essere esatti. Dopo cosa facciamo? Prendiamo l'angolino di ogni quadratino e lo giriamo in questo modo, lo portiamo qua, così, e così.
facciamo questo giochino da tutte le parti. Abbiamo ottenuto il nostro motivetto che adesso andremo a decorare. Ecco qua. Allora, per decorarlo sceglietevi la carta che più vi piace. Adesso io vi faccio vedere quella che ho scelto io. Vi preparate questi tre pezzi di carta che avranno queste misure: 14 cm per 14 e 13 per 13,5, scusate, 13,5 per 13,5, 1 da 14 e 2 da 13,5 per 13,5. Poi cosa facciamo? Prendiamo la taglierina e ci prepariamo i triangolini, che saranno quelli che decoreranno la nostra carta. Come facciamo i triangolini? Li facciamo così. Allora, questo è il pezzo da 14 cm, quindi da questo dobbiamo ricavarne 4 triangoli. Quindi mettiamo la punta nell'estremità della riga e tagliamo. Prendiamo l'altro angolino, cerchiamo di essere dritte e precise, e tagliamo. La stessa cosa facciamo per questo. Quindi dal quadrato che abbiamo di 14 cm ricaviamo 4 triangolini e li mettiamo da una parte. Adesso invece con il quadrato di 13,5 per 13,5 facciamo lo stesso lavoro, però da qui dobbiamo ottenerne esattamente 16 in totale. Quindi ne faremo 8 da questa parte dall'altra. E proseguiamo. Tagliati tutti i triangolini, adesso procediamo per attaccarli. Quindi prendiamo la nostra carta e la riapriamo. Riapriamo così e cominciamo ad attaccare. Prendiamo il primo triangolino ottenuto dal quadrato 13,5, cioè il triangolino più piccolo, quelli che in totale saranno 16. Quindi li mettiamo un po' di colla. Usate quella che preferite, questa è più spicciativa, e andiamo a decorare.
2. E li mettiamo appunto nei triangolini più piccoli. Visto com'è, è abbastanza semplice. Proseguiamo per tutto il giro della carta. Una volta terminato di mettere tutti i triangolini piccolini intorno alla card, mettiamo quelli un po' più grandi, cioè quelli che abbiamo preparato con il quadrato 14x14, quindi ce ne troveremo 4. Mettiamo nei triangoli centrali. Ora io sto facendo questa decorazione con un solo tipo di carta fantasia, però nulla vieta che potete anche variare i colori, nel senso che magari potete fare dei triangolini piccoli di un tipo, di una fantasia, e i triangolini grandi di un'altra fantasia. Questo dipende sempre dal vostro gusto e la vostra fantasia. Quindi io adesso li sto facendo con la stessa carta. Triangolino, ecco fatto. Praticamente dopo non facciamo altro che riportare all'interno tutti questi. Eccolo qua come viene. Adesso dobbiamo occuparci della decorazione centrale. Di solito si lascia questa decorazione non molto pasticciata, perché ci sarebbe anche lo spazio per poter scrivere, quindi qualcosa di delicato, sempre nella tonalità della carta. E io ho preparato questo. Praticamente gli ho fatto lo sfondo in tinta unita che richiama il colore della carta fantasia, e poi ho adoperato la stessa base che ho adoperato per la card in modo da poter scrivere. Quindi voi la dovete tagliare leggermente più piccola della base stessa, così, in modo da fare questo effetto, vedete? Ok, e qui scrivete il vostro pensiero. Adesso, siccome è una card che appunto non rimane chiusa, ci creiamo una piccola chiusura. E come la facciamo? La facciamo servendoci di una striscia sempre 12x12 lunga e larga come voi preferite, nel senso la larghezza è una cosa che va a vostro gusto, può essere più larga, può essere più stretta. Più stretta magari no di questa, perché ha il compito in pratica di mantenere la card ferma. Ecco, adesso noi la posizioniamo sotto la card, dopodiché la giriamo in questo modo
non troppo stretta, perché comunque deve essere una fascia, così. E qui li possiamo mettere qualsiasi tipo di motivo voi volete. Io adesso ho preparato questo e quindi vado ad attaccarlo alla mia fascetta. E come lo attacco? Io preferisco usare anche i B adesivi spessurati, in modo che rimanga un piccolo rialzo, così, e non sia troppo stretta. Quindi adesso prendiamo l'adesivo spessurato, lo posiziono qua e poi attacco la mia targhetta. Ecco fatto. È finita la card. Visto, non era difficile. Abbastanza semplice. Poi, per poterla aprire, ecco, voi tirate giù così la vostra fascetta e aprite la vostra card in questo modo qua. Spero che vi sia piaciuta, ragazze, questa simpatica e diversa card. Io l'avevo trovata su YouTube e mi era piaciuta tantissimo, quindi mi sono voluta cimentare a provarla e niente, ne ho fatte diverse per questo Natale, quindi mi sono divertita un pochino e allora ho voluto farvi il tutorial, perché diciamo che un po' me l'avete chiesto, però alcune di voi la sanno fare, cioè sanno già. Ecco, l'unico problema che io mi metto sempre è quello di rimettere con santa pazienza, di rimettere la sua fascetta. Ecco, vabbè, ecco fatto. Molto carina. Ciao, ciao a tutte.